Ricordo a tutti che dal 24 al 6 gennaio non ci saranno più video causa vacanze di Natale anche per me, anche perché non mi pagano. Ciao a tutti ragazzi, sono l'unico e solo e oggi siamo su un video reaction. Era da tanto tempo che aspettavo questo momento, più o meno da quando è uscita Mala di Lamborghini, poi non è uscito più niente di così particolarmente intrigante. Adesso che è uscito, chissà da quanto è uscito, tra altre cose, io sono sempre in ritardo, ma sempre, neanche tanto tempo fa, 8 giorni fa. Va bene, dai, ci sta, ci sta. Sì, sto registrando questo video il 18, per chi se lo chiedesse. Sentiamo se in questa canzone la Ludovica canta oppure no, perché già quando aveva fatto Tiki Taka non cantava. Cantava l'altro tizio, quello bello. Dai, facciamo un po'. Tiki-taka, tiki-taka. Allora, dici, vediamo se adesso è un po' cambiata la situazione, cioè canta anche lei. Ma che sta qualità da schifo? Hai messo dei suoni simili a parole. Tipo come al solito intrigante, roba di quelle che ti entrano nella testa e ti rimane, ma a parte quello, per ora ha cantato soltanto Ranny McLean, no, che cazzo di Kenny? Kenny Ray, non so, che cazzo è che canta, cioè, fatemi capire qualcosa, per favore. Niente, devo sperare di capirci da solo. Perdonami, baby. Detto ok. Già nell'altra canzone faceva solo tiki-taka, tiki-taka così, quindi ha detto qualcosa di un po' più vicino al linguaggio umano. Poi andi ragazzi, spettacolo! No, aspetta, questa qua non me la posso perdere. Accidenti, che fine ha fatto? Cos'è che c'hai addosso? Meglio non saperlo. Andiamo avanti. Ah, ovviamente in sottofondo ci devono stare per forza delle tipe con mutande che ci sono, perché sennò ragazzi non è un video di una cantante, che poi non è neanche cantante, sta che cazzo fa nella vita. Ma aspettavo la strofa di Ludovica Pagani, invece no, chiaro. Lei canta, lei sa fare al massimo una parola. Cosa aspetta dalla vita? Allora, fatemi capire una cosa, ragazzi. Una bocca è qua, l'altra bocca è qua. Dove vi state baciando? Poi, ragazzi, un giorno gli diamo un manuale di istruzioni come baciarsi. Vediamo se magari ci arrivano da soli. No, dillo qualcosa. Scusa, di qualcosa, fai vedere che sei lì non come una statuina di gesso, ma come una persona. No, che poi è bello che scrivono sempre il suo nome. La cosa bella di questo è che io ho messo la webcam dove c'è scritto il suo nome, quindi in questo non si vede, però state tranquilli che c'è. Se andate a cercare su YouTube c'è. Fai il clickbait. Poi di fatto lei non canta, però ci deve stare, è come se io scrivessi tipo video in collaborazione con Favij, metto una clip tipo un bella a tutti i ragazzi di Favij, poi faccio altri 7 minuti solo miei, ma ci metto il bella a tutti i ragazzi di Favij, faccio video Favij fit l'unico e solo, faccio un po' di clickbait anch'io, chiaro.
Ah. Ovviamente la starci una scena di nudo, ragazzi. Come poteva passarmi per la testa che non ci fosse una scena del genere? Cioè, come poteva passarmi per la testa, anche io che non ci, pe che ci penso a queste cose? Vabbè, che dire. Ritornello, solito di quelli che ti entrano in testa, tutti reggaeton, tutti carini, pompati, no? Fighi, di qua di là. Come musica, alla fine cantano sempre i tizi, lei non fa una mazza, uno apre il video per Ludovica Pagani che canta, invece Ludovica Pagani sta mezza nuda a fare il video. E niente, cosa devo dire? Un manuale ai poveri ragazzi che si stavano per baciare male. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!